Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Vi ricordo che questa sera alle 19 c'è come sempre 105 Matrix e questa sera c'è Matrix su canale 5 alle 23:45, un po' più tardi del solito. Allora, cosa è successo? Oggi i giornali sono pieni dei risultati elettorali, ovviamente delle elezioni siciliane, anche perché la cosa incredibile delle elezioni siciliane è che si vota, si dorme, si riaprono i seggi alle 8 e ci si impiegano almeno 12 ore per scrutinare una scheda, che sia una, che dà il senso di una macchina burocratica, ma insomma di un funzionamento che mi sembra, secondo me, allucinante. Non parlo ovviamente di brogli, ma parlo proprio di siamo assuefatti all'incapacità di un sistema di funzionare in maniera dignitosa, insomma, perché 12 ore per fare gli spogli di 5.000 sezioni mi sembra una cosa dell'altro mondo o della Sicilia. Cosa succede? I commentatori di oggi si dividono poco, perché sono tutti quanti convinti di due cose, di tre cose: che abbia vinto il centrodestra, e questo è banale, che abbia perso il PD di Renzi in maniera clamorosa e che il Movimento 5 Stelle sia il primo partito dell'isola. Ci sono ovviamente delle sfumature diverse. Messina su Repubblica sostiene che questo è stato un grande fallimento del Movimento 5 Stelle. Repubblica, diciamo, il commentatore di Repubblica va proprio dritto contro il muso del Movimento 5 Stelle, dice, sono un po' spettinato, il Movimento 5 Stelle dice che si aspettava, dopo tutto il tram, dopo tutto, cioè si aspettavano di migliorare la situazione. Ragazzi, oggi ho un corno qua, non c'è niente da fare, stasera me lo miglioro. Allora, dicevano che il Movimento 5 Stelle ha perso, secondo Messina, sono quindi un fallimento, perché Di Battista, Di Maio, tutti quanti speravano che quello fosse un laboratorio per il possibile successo del Movimento 5 Stelle a livello nazionale. Polito oggi, con una bellissima metafora sul Corriere della Sera, dice hanno guardato i sorrisi dei... lo sguardo, il sorriso degli atleti quando vanno sul podio, ovviamente è molto felice il primo, il secondo c'ha un sorriso di circostanza, il terzo c'ha un sorrisone perché è riuscito a prendere il podio, il secondo invece è riuscito a perdere per poco e quindi è il più arrabbiato dei tre. E questo è una metafora, un'allegoria, non so come definirla, di Polito per raccontare il senso del Movimento 5 Stelle, che sarebbe arrabbiato per aver perso per poco. Il Fatto, che è il quotidiano, diciamo, il quotidiano di partito del Movimento 5 Stelle, almeno Travaglio lo è, fa un titolo di questo tipo, che è esattamente il titolo che è dettato dai politici del Movimento 5 Stelle: Sicilia, preda degli impresentabili. Tra l'altro io non so se sia giusto, perché scrive degli impresentabili con l'apostrofo Il Fatto, siccome l'altro giorno ha commesso quell'incredibile gaffe di intervistare un bambino per l'altro, magari qua ha sbagliato anche un errore, cosa che io faccio spessissimo, figuratevi un po' voi se posso dare lezioni di italiano e di apostrofo. Anzi, sono curioso se qualcuno di voi mi può dire, mi può dare qualche lezioncina. Degli impresentabili con l'apostrofo, essendo un plurale gli impresentabili, boh, secondo me non si può mettere. Comunque, il tema di fatti è questo, cioè il fatto che due temi da affrontare ancora sulle elezioni siciliane è quello che, come Peppo ora dice, che il Movimento 5 Stelle prende il 30% in Sicilia, è uno dei partiti più importanti, anche perché in realtà è praticamente il doppio ormai del PD nei suoi voti in Sicilia. È vero fino a un certo punto, perché in realtà, e questo è il dato fondamentale che oggi i giornali lo trattano, ma non tantissimo, è avvenuto un dato molto curioso in Sicilia e che smentisce una tesi di Renzi di tempo fa, e cioè che il voto disgiunto è una cosa per pochi. In Sicilia non è una cosa per pochi, perché il Movimento 5 Stelle in Sicilia ha preso 513.000 voti, mi sembra il 26%. Il candidato presidente ha preso il 36% e ha preso 200.000 voti in più, quindi ha preso 700.000 voti. In sostanza ci sono 200.000 persone che hanno votato per gli altri partiti, ma poi come presidente hanno votato il presidente Cancelleri. Questo voto disgiunto è un elemento fondamentale, perché dà ragione al Movimento 5 Stelle sul fatto che impedirlo con Rosatellum gli crea un problema.
E questo si vede chiaramente dalla Sicilia, perché il voto, diciamo, organizzato dai partiti non sfugge al presidente organizzato dai partiti. E quindi su questo punto effettivamente, secondo me, hanno abbastanza ragione il Movimento 5 Stelle. 34, Gabriele, scusami, 34% ha preso il presidente il candidato Cancelleri. Quindi c'è questo grande voto disgiunto. C'è invece chi dice che questo voto disgiunto sia un voto che è arrivato dalla sinistra, e così sembrerebbe, perché il presidente Micari, il candidato presidente Micari, ha preso 100.000 voti meno dei suoi partiti, perché i partiti, sapendo a sinistra che non avrebbe mai potuto Micari concorrere a vincere contro la destra, allora hanno votato il Movimento 5 Stelle, perché in questa maniera davano una possibilità al Movimento 5 Stelle di battere l'odiato uomo di destra. Un'altra cosa, secondo me, da segnalare è che il Movimento 5 Stelle è di un'arroganza fuori dal normale, insomma è un po' quello che avviene leggendo il Fatto Quotidiano quando dice che è preda degli impresentabili. Adesso questo non toglie che ci sono degli impresentabili, che però sono presentabili, perché c'è una legge che prevede che gli impresentabili non siano presentabili, e quindi se si sono presentati vuol dire che sono presentabili, va bene? Scusate il gioco di parole, ma è la banale situazione che riguarda il signor Genovese, un ragazzo di 21 anni che è il più eletto a Messina, che ha il difetto di essere il figlio di uno che è stato condannato a 11 anni, che è un difetto tremendo chiaramente, e che però è diventato l'apoteosi degli impresentabili. Oggi il Corriere della Sera, tra gli impresentabili, mette anche uno del Movimento 5 Stelle, che è parente di un altro che è abbastanza impresentabile perché ha fatto, diciamo, delle opere edili molto chiacchierate. Insomma, così non finiamo più in Sicilia, perché tra parenti, amici, figli, eccetera, penso che molti siano impresentabili, ma gli impresentabili veri sono solo quelli che stanno contro il Movimento 5 Stelle. Loro sono sempre presentabili, anche il loro assessore, candidato in pectore, che grazie al cielo non è un cugino, bravo Gabriele, l'assessore in pectore ai rifiuti, che ha detto che lui darebbe fuoco a Rosato. Secondo me questa è una di quelle cose che sono impresentabili. Il candidato discusso del Movimento 5 Stelle, secondo il Corriere, è Giacomo Li Destri. Poi l'altra cosa che secondo me è davvero impresentabile è che quando si perde ci si congratula col vincitore. E questo Cancellieri non lo ha fatto, perché ha detto che avrebbe dovuto chiamare anche questo Luigi Genovese, un ragazzo di 21 anni che non avrebbe mai dovuto chiamare, avrebbe dovuto chiamare quel fascistello che si chiama Granata, forse, se avesse concorso a diventare presidente della regione, ma non è concorso a diventare presidente della regione. Sostanzialmente doveva chiamare Musumeci, che era semplicemente il presidente della regione che governerà i siciliani per i prossimi 5 anni. Giancarlo Sangalli dice che sono ridicolo, insomma i grillini ovviamente non vogliono discutere dei loro punti di vista. Chiamatevi, no? Succede nelle democrazie, cari amici di Grillino. Maria Chiara Achille dice: Genovese figlio è un burattino alle mani dei padri. Tutto qui a Messina dicono, comunque che un ragazzo di 21 anni prenda 20 via preferenze, ci sta che sia esattamente voti ereditati, diciamo, dal clan, in senso molto normale, familiare. Ma che questo vada a dire che tutto il governo di Musumeci sia impresentabile, secondo me il passo è un po' forte. Scomparsi, altro elemento analisi, Alfano, completamente scomparso Alfano, che però telefona a Musumeci per congratularsi, e Alfano e Casini, presidente della commissione sulle banche che avevano deciso di stare con la sinistra, e anche l'ex presidente della regione Ardizzone. È molto divertente il pezzo, secondo me, oggi di Sorgi, riguarda in questo caso il presidente della Sicilia Musumeci, perché racconta una cosa che riguarderà tutta Italia, cioè riguarderà anche Berlusconi se dovesse fare la stessa coalizione a livello nazionale, e cioè che le liste che hanno appoggiato Musumeci sono forse molto condizionanti nei confronti di Musumeci, perché sono un po' in lite tra di loro, hanno e voglia di condizionarlo, come è normale che sia in un sistema elettorale così drammaticamente poco forte nei confronti del presidente. Guardate, della Sicilia ho parlato tantissimo, la sfida a Renzi è molto divertente perché Di Maio esercita il trappolone e non si presenta alla 7. Sulla 7 è molto interessante, vado veloce perché abbiamo pochi minuti, il pezzo del Foglio del direttore Cerasa, insomma un pezzo non firmato, l'editoriale, in cui
qui dice che è molto divertente il conflitto di interessi in cui oggi si trova il Corriere della Sera, che faceva il tifo per la 7 per questo scontro tra Di Maio e Renzi sulla 7, perché è la televisione più figa che ci sia, detto dal proprietario della 7. Fa ridere giustamente il Foglio. Bella l'intervista, non abbiamo tempo, di Gaggi ad Abrams, che è grande difensore delle libertà, del free speech e del primo emendamento americano, una cosa per addetti ai lavori, contro le fake news. Lui ce l'ha con Trump, ma se leggete bene l'intervista in realtà è un grande libertario, difensore della libertà di stampa. Nella sparatoria in Texas vi segnalo il fatto, secondo me interessante, c'è solo un colonnino oggi sul Corriere, che a fermare l'omicida pazzo sono stati due uomini dotati di armi, e quindi un grande spot alle armi, anche perché quello che ha sparato non l'ha fatto con fucili automatici, ma l'ha fatto con una Glock che anche in Italia purtroppo sarebbe stata recuperabile. C'erano altre due cosette. Marchionne vale 530 milioni con tutte le stock option che si è dato fino ad oggi. Sarebbe interessante sentire che cosa ne pensa il nostro amico Riccardo Ruggeri, lo vedrete sicuramente in un suo commento nel mio sito nicolaporro.it. E poi riguarda i Panama Papers, oggi il Times di Londra si diverte sulla regina, ma si diverte soprattutto sull'ipocrisia di quelli che predicano bene alla Bono Vox, alla Apple, e razzolano male, insomma razzolano benissimo, perché i loro soldi, i loro miliardi li mettono in paradisi fiscali per non pagare quelle tasse grazie alle quali gli stati danno aiuti a proprio quei poveracci che Cook, Facebook, Twitter, Bono Vox, Madonna sulla carta vorrebbero aiutare. Ci vediamo questa sera, vi do appuntamento prima con la radio e poi stasera alle 23.30 con Matrix su canale 5. Parleremo ovviamente, parleremo ancora di scandali sessuali e parleremo anche e ovviamente di politica di Sicilia. Ciao!